Ma quale monta di più, il latte intero o il latte scremato? Innanzitutto, ciò che fa montare il latte, cioè ciò che fa trattenere l'aria all'interno del latte, è il quantitativo di proteine. E se noi andiamo a vedere l'etichetta di un latte intero o di un latte scremato, noterete che il latte scremato contiene maggiore quantitativo di proteine rispetto a quello intero. E quindi, secondo te, quale dei due monta più voluminosamente, il latte intero o il latte scremato? La risposta è il latte scremato.